Siamo con il sindaco di Bellano, Roberto Santa Lucia, ma questa intervista non è al primo cittadino di Bellano, al sindaco, ma è all'appassionato di teatro, al regista, all'ispiratore e al coordinatore dell'antica, storica, filodrammatica Amici del Teatro di Bellano, perché la nostra emittente manderà in onda alcune commedie portate sul palcoscenico da questa benemerita filodrammatica. Cosa vogliamo dire, signor sindaco? Una filodrammatica antica che ha radici profonde, che conserva una tradizione e che continua un impegno di popolo, di amici del teatro. Certo, noi abbiamo ricostituito la vecchia filodrammatica 25 anni fa, ci apprestiamo a fare nel 26esimo, tra l'altro da circa una decina d'anni gli spettatori appunto dell'emittente potranno notare, dicevo, da una decina d'anni abbiamo preso anche l'abitudine di scrivere direttamente noi i testi, che hanno a che fare sempre e comunque con la realtà quotidiana. Credo che sarà una grossissima occasione per poter passare 2 ore in pieno divertimento, con la possibilità tra l'altro di potersi divertire senza avere il timore di incorrere in situazioni particolarmente scabrose o senza arrivare all'utilizzo delle solite parolacce. Pensiamo di fare divertire in un modo intelligente, poi magari saranno gli spettatori stessi a dire se la scommessa che abbiamo fatto 25 anni fa è stata mantenuta o meno. Sindaco Santa Lucia, tutti gli attori e i collaboratori sono amatori, sono volontari, sono gente che nel tempo libero si sacrifica per passione e in nome del teatro. Esatto, richiede un grosso sacrificio che viene ripagato soltanto dall'apprezzamento del pubblico. Vuol dire, noi a Bellano, da Elvio Colico, facciamo in genere ogni presentazione di lavoro il tutto esaurito per 6-7 sere consecutive. Segno che abbiamo creato una tradizione positiva e delle aspettative che contiamo sempre di poter poi appagare. E speriamo di poterlo fare anche con gli spettatori della vostra TV. Voi avete a Bellano una struttura accogliente, capace, all'altezza della situazione per presentare questi lavori, queste commedie? Sì, l'investimento che ha fatto l'amministrazione gli anni scorsi e che è stato poi pienamente ripagato anche dal suo utilizzo, una struttura teatrale di 248 posti con delle quinte che viene utilizzata anche come sala cinematografica, e devo dire che è stata la prima sala cinematografica teatrale ad essere digitalizzata in tutta la provincia di Lecco, e oggi si regge grazie anche a un accordo tra amministrazione comunale e un'associazione di amici del cinema che curano tutta l'organizzazione, oltre che la predisposizione della cura della sala. Nella panoramica delle commedie che i telespettatori di TVS avranno modo di vedere, è particolarmente privilegiato quale settore? Il dialettale, il comico, lo storico? Sì, prevalentemente dialettale, comico. Si affrontano sempre temi di quotidianità. L'ultima commedia ha a che fare con il problema della TASI, della TARI, della IUC e così via. Cioè di quegli argomenti che quotidianamente affronta il pubblico medio, di queste e delle altre persone. Provincia della Lombardia. Se qualcuno che ascolta questa intervista ha una passione per il teatro e vuole recitare, può rivolgersi alla Filodrammatica di Bellano? Senz'altro, è un accorato appello che faccio anche mio e che rivolgiamo sempre, perché come abbiamo detto prima è un impegno che richiede soprattutto costanza e sacrificio, ed è anche giusto poter assicurare un ricambio in modo da avere la possibilità di poter contare anche su forze nuove. Ora è una domanda come sindaco, siamo in piena stagione estiva, voi avete fatto una bellissima iniziativa, avete aperto nelle ore serali il famoso Orrido di Bellano, vuol dire qualcosa su questa apertura estiva e notturna di particolare significato e di particolare suggestione scenica, sì. Posso pensare? Sì, invito anche i telespettatori a vedere sul sito del comune, abbiamo messo anche una rassegna fotografica appunto con l'illuminazione notturna. Ma voglio dire, non è l'unica novità che abbiamo introdotto
fatto in questi ultimi anni. Finalmente abbiamo dotato la struttura di bagni e poi finalmente l'abbiamo messa in sicurezza, cosa che non è mai stata fatta in passato. E devo dire che il pubblico già ci ripaga di questo. Nei primi due mesi di quest'anno abbiamo avuto un aumento delle presenze di oltre il 15%. Se riusciamo a mantenere questo andamento, probabilmente chiuderemo la stagione con ben oltre 20.000 biglietti staccati, che è il dato storico su cui si attesta la struttura.